Di nuovo in Media Plaza, questa volta parliamo di vini e lo facciamo con Gianluigi Orsolani, che è il presidente dell'Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino. Innanzitutto benvenuto e la domanda iniziale è: perché siete qua? Perché avete deciso di sostenere questo importante nono congresso mondiale delle Camere di Commercio? Beh, intanto grazie dell'invito e anche della possibilità che ci date di dare visibilità a quello che è la nostra missione, che è la promozione dei vini della provincia di Torino. Siamo l'Enoteca regionale che ha sede in Caluso, che è un noto comune di produzione vinicola per quanto riguarda la denominazione d'origine Erbaluce. È un ente che è partecipato dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalla Camera di Commercio, oltre che da quattro comuni e da quattro consorzi che appartengono tutti all'area della Città Metropolitana e dell'ex provincia di Torino. La motivazione per cui abbiamo aderito alla richiesta fattaci dalla Camera di Commercio di essere con loro in questo momento importantissimo, perché per la prima volta in Italia, e credo che abbiamo il Presidente, l'ingegnere Ilotte, estremamente felice di essere stato comunque il primo presidente a poter ospitare un evento di così importanza, di così grande importanza, ci ha voluto insieme per essere un po' gli sponsor per quello che riguarda il vino e quindi tutti i momenti conviviali che avranno alla base il consumo e la degustazione del vino. Siamo stati ieri a Reggio di Torino con l'aperitivo, lo saremo ancora di più nella cena di gala a Veneria Reale, dove presenteremo i vini a mano che entrano in abbinamento al piatto dal palco, con un sommelier che farà entrare questi vini come se entrasse una guest star, non dico internazionale ma locale in questo caso. Beh, i nostri vini sono alla fine star internazionali, certo, perché sono gli ambasciatori, alcuni degli ambasciatori dell'Italia in tutto il mondo. I nostri vini sono amati e lo diciamo per campanilismo, i vini piemontesi sono particolarmente richiesti, ma chiedo ai produttori cosa dicono. Sì, Voi cosa dite? Assolutamente, i vini piemontesi oggi nel mondo sono una delle poche zone veramente di altissimo prestigio. I vini della provincia di Torino, direi che all'interno di un panorama piemontese già molto consolidato all'estero, hanno invece ancora una necessità di consolidarsi, direi più in termini internazionali che locali, ed è forse questo il secondo motivo che ci ha spinto ad essere in questo congresso, proprio la possibilità di presentarci a 100-120 nazioni diverse, portare a casa dei feedback anche se non saranno degli ordini, ma per renderci più capaci e più consapevoli di quello che è l'internazionalizzazione dei nostri vini, attraverso la quale dobbiamo sicuramente passare. Bene, l'enogastronomia come sempre è uno degli biglietti da visita importantissimi per quanto riguarda l'Italia nel mondo, e allora spazio alla Reggio di Venaria a questa sfilata di stelle che ci sarà. Sì, quali saranno le stelle che sfileranno? Lo può anticipare? Assolutamente sì, ci sarà un aperitivo servito a buffet dove verranno abbinati i metodi classici della provincia di Torino, per una parte provenienti dal canavese con il vitigno Erbaluce, per un'altra parte provenienti dal pinerolese con i vitigni bianchi di quella zona lì. Dopodiché a seguire ci saranno gli Erbaluce come primi vini presentati con l'antipasto e con un primo piatto, a seguire un abbinamento con la Freisa delle colline di Chieri, questa volta in versione superiore e ferma, e per concludere sul dolce una malvasia delle colline sempre torinesi in abbinamento a una torta di nocciole con del cioccolato a guarnizione. Quindi rimaniamo sul Made in Piemonte, rigorosamente. Rimaniamo sul Made in Torino, provincia Torino, di Torino. Noi siamo, Torino. Siamo così legati a piene mani alla nostra provincia e quindi non ci spostiamo neanche di provincia. Bene, ringraziamo per essere stato qua con noi in Media Plaza Gianluigi Orsolani, presidente dell'Enoteca regionale dei vini della provincia Grazie di Torino. Voi. E buon nono congresso mondiale delle Camere di Commercio anche a voi. Grazie mille.